Dunque, Paolo Zanotti. Allora, mi pare che Paolo Zanotti ci legge l'inizio di un suo romanzo in corso di stesura. Possiamo dire su che, posso dire su che cos'è il romanzo, di chi parla, chi è il protagonista? Sì, sì. Tanto poi esce fuori a un certo punto. È un romanzo sulla figura di Kaspar Hauser, niente meno. Dunque, bene, allora... Prego Paolo, vai, leggi. Il titolo che compare è, in realtà non è il titolo del romanzo, ma un provvisorio titolo di capitolo. E in effetti un corso di stesura è un termine un po' ambizioso, perché esistono solo queste pagine, che quindi possono essere intese anche come un po' autoconcluse. Beh, come primo capitolo forse poi cambierà per preparare quello che viene dopo. Città. Brema è magonza delle fiabe, palafitte alle foci dei fiumi dell'Asia, nuove capitali scavate nella roccia delle Alpi. Ma più spesso di tutte torna l'unica reale, Norimberga, lontana con le sue torri scure e le acque attorcigliate del Pegnitz. Norimberga perché ci ho vissuto e perché Norimberga è in Europa. Europa. Dov'è lontana l'Europa? Anche qui siamo in Europa. Ma sotto il melo è ancora Europa. Non capisci, ah, non capisci. Lo capisco ora. Ho lasciato uno spiraglio tra le cataste dei miei libri e alla parete ho appeso una mappa per capirlo sempre, mentre mi racconto queste storie di quando di Norimberga non sapevo nemmeno il nome e io non ero ancora nato. Nascono i cuccioli di uomini e animali, le idee, il sole ogni mattina. Sulla mappa Norimberga è proprio al centro, città orgogliosa, industriosa, solitaria, fino al giorno in cui, su quella terra, si è precipitato l'ingordo cavallo napoleonico, col forte cavallo bianco e biondo nella criniera, nella coda e negli zoccoli, rampante sui fiumi e sui monti, mentre il cavaliere come sempre è poco più che un accessorio della groppa, e forse per questo che sente il bisogno di farsi ritrarre in mantelli nuvolosi che, persino nelle mie riproduzioni, è facile immaginarli del più bello dei colori, rosso. Rosso sì, ma quale? Rosso della conchiglia o della mela? Rosso del sangue o della rapa? Il cavallo bianco e l'uomo di fiamma sopra di lui hanno conquistato l'Europa, questo dicono i miei libri, hanno infranto i cardini e fatto nascere il tempo e la politica. Ma poche terre sono cadute così facilmente come questa, mezza giornata indisturbata, al trotto, e il cavaliere che chiede annoiato il suo cavallo, Marengo, ma forse non era Marengo, era Moncousin, Cyrus, Le Vizir, una delle tante incarnazioni dello stesso cavallo. Quando arriveremo a qualcosa? E Marengo, o Moncousin, Cyrus, eccetera, precisa allora che, generale, nonostante le apparenze abbiamo già attraversato e preso possesso di una dozzina di principati, una manciata di granducati e un paio di regni, senza contare la città libera di Norimberga. Rimasta impigliata, Norimberga non si sgancerà più. Passato il cavallo e cavaliere si sono infine detti addio, e il cavaliere finirà i suoi giorni su un'isola molto, molto al di fuori dei confini della mappa appesa sulla parete che ho di fronte. Ma Norimberga non sarà mai più libera. Il regno di Baviera se la annette o se la compra. In attesa di una nuova visitazione, Norimberga si addormenta. Passano inverni e primavere. Norimberga nel suo sogno è sempre più industriosa e le sue donne hanno cucine sempre più grandi e belle. Finché un giorno si risveglia. Il giorno è il 6 maggio 1828, lunedì di Pentecoste. Questa è la data riportata dai libri per il giorno in cui inizia questa storia. L'ora tra le 4 e le 5 del pomeriggio, quando la sera già si annunciava e nella giornata di sole irrompevano in cielo nubi al galoppo. Nitrivano. Ah sì, se nitrivano. Molti libri hanno parlato di quell'arrivo, molti in modo diverso, tanto che è difficile fidarsi dei particolari. Come posso pretendere che questa mia versione risulti più veritiera? Lo vedremo, lo vedremo. Il mio arco non è poi privo di frecce, benché di senso forse sì. Quel che è certo intanto è che fu una nascita o un'apparizione mite e non l'irruzione dall'esterno di un cavallone sia pur bianco, sia pur biondo, sia pur bello. Avvenne in Piazza del Sego, non lontano da Porta Nuova, spiazzo rettangolare con sul lato orientale il triangolo affilatissimo della Casa del Sego, dove si smerciava tutto il grasso di bue per le candele che illuminano le nostre notti, per le pomate che sciolgono i nostri muscoli o per i campioni anatomici che istruiscono i nostri studenti. È stata la casa a dare il nome alla piazza, che di suo, più che una piazza, sarebbe un grosso crocicchio traforato,
e all'angolo di una delle case della piazza, edificio certo anonimo, da un passaggio segreto del mondo, oppure calato dalle nubi strepitanti o evocato dal gesto di un bambino su una facciata linda, tra le 4 e le 5 del pomeriggio, anche se sarebbe difficile assicurare che non fosse lì da molto prima e nessuno lo avesse ancora notato, nessuno dei buoni norimberghesi ormai bavaresi che quel giorno di Pentecoste erano usciti per rinvigorirsi in campagna o nei paesi del circondario e che per l'appunto a quell'ora si stavano prestando a rientrare tra le mura, nessuno lo avesse ancora notato, dico, quel fardello di carne forestiera ritto all'angolo di una casa di Piazza del Sego. Vestiva abiti semplici, ma non da contadino. Giacca e pantaloni erano dello stesso panno grigio. In testa aveva un cappello di feltro giallo e tondo. I piedi erano infilati in stivaletti dai tacchi alti, ma poi uscivano di nuovo, perché la punta degli stivaletti era sfondata e da lì apparivano le dita, sanguinanti e senza calze. Dimostrava 16 anni, aveva una lettera in mano, lo sguardo fisso. Sarebbe facile dire fosse uno sguardo di paura, da cucciolo che implora di essere carezzato e cerca, annaspa con gli occhi alla ricerca della mano che lo plachi, ma in realtà il suo terrore non puntava alla mamma, non puntava al padrone, non puntava nemmeno ad altri esseri umani, le cui fattezze del resto poco conosceva, se non per le ombre e il peso dell'incedere. Finora ce n'erano poche che transitavano nella piazza, ordinati come formiche non facevano caso a lui, e seguivano le loro rotte prefissate, e a lui sembravano formiche, appunto, perché erano lontani e non capiva, pensava fossero piccoli, pensava tutta la piazza fosse tanto, tanto più piccola, versione senza musica dei carillon che aveva maneggiato prima di venire al mondo e che proprio Norimberga doveva aver prodotto. Se ne stava lì, dunque, aggrappato al suo angolo mentre lontane transitavano le formiche, rito in quei logori pantaloni di panno grigio, fermo sui piedi doloranti, solo per non poter stare a testa in giù. Ma non aveva paura, piuttosto non capiva. Sentiva il tocco del vento sulla guancia e non capiva. Guardava i muri dall'altro lato della piazza e si meravigliava che, quando li avevano fabbricati, fossero riusciti a farli sembrare lontanissimi. Erano stati bravi. Non gli piacevano però tutte quelle ombre pesi che si muovevano producendo un rumore infernale. Quelle tonde esplosioni di filamenti verdi, ritte al centro della piazza su una gamba sola, e che avrebbe voluto fossero almeno disposte in un quadrato. Lo prese l'impulso di muoversi e porre mano all'ordine del mondo, ma sarebbe stato tutto troppo complicato, spostarle, ma anche solo muoversi senza cadere, non si fidava. Una lanterna sospesa, a un graticcio così marcio che ne sentiva la puzza di lontano. Soprattutto la stranezza del soffitto lo sconcertava. Non era una superficie uniforme e al posto di crepe, rigonfiamenti e crateri nell'intonaco si muovevano pecore di fumo. Ritenne di essere stato condotto in una stanza molto strana. Stanco di tanta concentrazione, sbatté alla fine le palpebre. Sbattono le palpebre, le bandiere della città affisse alla casa del Sego, la porta della casa d'angolo. Passò così un'altra mezz'ora. Intanto qualcuno aveva iniziato a notarlo, solo perché non si muoveva. A distanza, per l'età per i vestiti, lo presero per un commerciante malinarnese, o uno staffiere impolverato, o un vagabondo, cui qualcuno avesse donato i vestiti, panno grigio, cappello tondo, ma stai a vedere che invece li aveva rubati. Ma se lavorava, doveva avere una famiglia, e allora perché se ne stava lì da solo e con le mani in mano? Se invece aveva rubato, perché non scappava? Il primo che osò avvicinarsi a quel fardello che dimostrava 16 anni, che non lavorava né scappava, fu un cittadino di Norimberga di cui non ricordo più né volto né nome. Quella Norimberga è lontana tanti anni, anche senza contare che il mio tempo è più veloce, benché immobile, ma che alcune testimonianze vogliono calzolaio e Georg Weichmann di nome. Non tutte però, e del resto cosa importa? Infiniti sono gli uomini che appaiono e scompaiono sulla scena del mondo e alcuni di essi, chi può saperlo meglio di me, neppure sono mai esistiti. Niente lascia pensare che Georg avesse intuito la fantasmagoria di quello straniero che guardava gli alberi, guardava le nubi, guardava la bandiera, guardava il mondo che passava e non sembrava interessarsi a nulla, oppure interessarsi a tutto, semmai sul punto di incrinarsi e crollare a terra come uno scemo. Più facile che Georg, vivendo o lavorando lì vicino, fosse rimasto incuriosito dagli occhi d'oppio dello sconosciuto, oppure disturbato dalla sua apatia, era pure una giornata di festa quella. Ma è anche possibile che fosse semplicemente una persona gentile. Esaminò il fardello di carne forestiera, notò i piedi che spuntavano dagli stivali. No, non può essere un commerciante, non può essere uno staffiere, allora è proprio un vagabondo.
Si è perso? Chiese Georg. Lo straniero non capì, ma avendo catalogato Georg come un essere parlante, distinguendolo cioè dalle bandiere, dalle porte, dagli alberi in disordine, attraverso questa fondamentale differenza ripescò un'antica raccomandazione, così come il cavallo ha imparato il trotto, il galoppo e il passo, secondo il suono e il tocco dello sprone. Fatto sta che gli occhi dello straniero si risvegliarono, le guance si colorirono, la mano si ricordò di reggere una lettera e la porse all'essere parlante Georg, che lesse, perplesso, l'indirizzo. All'illustrissimo signor capitano di cavalleria presso il quarto squadrone del sesto reggimento Chevaulegier di Norimberga. L'hai scritta tu? Chiese Georg. Kaspar Hauser vuole diventare un cavaliere, come suo padre, si limitò a dire il forestiero, con l'aria di chi ripete una lezione a memoria, senza contare il suo accento così pesante e dialettale che Georg in realtà non era così sicuro di aver capito, e non lo fu nemmeno quando lo straniero lo ripeté per una seconda volta e poi una terza. Sei tu Kaspar Hauser? Voglio dire, ti chiami Kaspar? È così che ti chiami? Lo straniero si concentrò. Kaspar si chiama Kaspar, concluse poi. No, pensò Georg, non è un commerciante, non è uno staffiere e anche se è un vagabondo deve trattarsi di un caso molto strano. Decise quindi di accompagnarlo alla stazione di polizia. Non era lontana, ma il cittadino che forse si chiamava Georg si rese subito conto che condurvi il giovane straniero che forse si chiamava Kaspar non sarebbe stato affatto agevole. Camminava come una marionetta, come se quei movimenti fossero per lui massimamente inabituali. Le piaghe ai piedi gli strappavano lamenti non da ragazzo, ma da bambino che geme contrariato da un malore senza nome. Gemono le ruote sotto il peso, le tortore, le donne nell'atto, i popoli oppressi. Sarebbe stata lunga. Oltretutto, la città era ormai rientrata al gran completo e le strade erano ingombre. Nessuno poteva fare a meno di notare quel fardello di carne forestiera e straziata, che avanzava come una marionetta per quelle strade altrimenti dignitose. Sulla strada c'era anche la carrozza del borgomastro Binder, il nome questa volta indubitabile, come sempre succede ai borgomastri rispetto ai calzolai, con a bordo l'intera famiglia, tranne la moglie, si capisce, perché è morta 7 anni prima. E se il borgomastro non degnò di troppa attenzione il forestiero, il solito vagabondo, incasellò, non altrettanto si può dire dei suoi figli, che se lo bisticciarono. «Un eschimese! Ma no, è un moicano! Eschimese, ho detto!» Da parte sua, il forestiero non contraccambiò l'interesse dei bambini, giudicandoli dipinti sugli sportelli della carrozza. Gli piacquero però, e non poco, i cavalli. Non aveva mai visto cavalli così grossi. Quelli che amava tanto non erano grandi neanche un centesimo. E per un attimo smise di gemere. Bene, allora io avrei un po' di cose da dire, ma non voglio ogni volta, come dire, approfittare di questa posizione per cominciare io. Apro, allora guarda, benissimo, allora poi arriverai. Allora, diciamo un po' di cose molto, molto disparate e molto, molto rapidamente che mi venivano in mente. Innanzitutto, il fatto che ho l'impressione che, avendoti sentito leggere anche altre volte i tuoi testi, che ci sia un problema di una prosa che letta ad alta voce sembra più alta in qualche modo di come non risulta sulla pagina scritta. E quindi è curioso perché, diciamo, anche avendolo letto nei giorni scorsi il tuo testo, faceva un effetto diverso sentendotelo. Quindi questo secondo me è, nel momento in cui dobbiamo valutarle, è una cosa, diciamo, di cui tenere presente, insomma, ecco, cioè credo che sulla pagina una prosa che suona molto lirica, sentendotela leggere ad alta voce, in realtà trova il suo tono giusto più facilmente, che non è un problema della tua lettura, ma direi che è un problema della lettura ad alta voce, sostanzialmente, di certe parole. Devo dire che ci sono alcune cose che trovo veramente straordinarie di questa introduzione. Una è che tu hai un problema che è tipico di tutti i narratori, cioè lo spiegone iniziale. Dove siamo? Che cos'è Napoleone? Che cosa era Norimberga all'inizio dell'Ottocento? Ecco, il modo in cui tu risolvi lo spiegone attraverso questa immagine del cavallo, che poi ritorna attraverso gli occhi altri cavalli, attraverso gli occhi di Kaspar Hauser, che già alludono al cavallo con cui lui gioca, evidentemente. Mi sembra bellissimo, insomma, mi sembra un modo gestito particolarmente bene.
La cosa su cui che volevo naturalmente poi forse chiederti riguarda l'elemento che definirei forse sillabario, cioè il rapporto che c'è tra questa prosa che è estremamente metaforica, come la tua prosa generalmente, insomma è un fiorire di metafore, spesso molto originali, e questa sorta di riflessione invece sul valore metaforico dei verbi sostanzialmente, no? Il fatto che noi ci interrompiamo, questo tu lo fai costantemente, cominci subito e dici nascono i cuccioli di uomini, animali, le idee, il sole ogni mattina, e l'ultima volta che torna, ma saranno 3-4 volte in queste pagine proprio verso la fine, quando tu dici gemono le ruote sotto il peso, le tortore, le donne nell'atto, i popoli oppressi. Ecco, naturalmente questo allude sicuramente, credo che andando avanti nel romanzo, quando si svelerà, però non per noi naturalmente, l'identità di questa voce narrante, anche il senso di questa riflessione, probabilmente sui verbi, sarà più chiara. Questo è qualcosa, come dire, di estremamente affascinante per chi legge queste pagine, ma certo non abbiamo in qualche modo la risposta, e forse tu non devi darcela neanche, ma insomma volevo comunque rimarcare questo fatto, che nell'elemento ipermetaforico della tua prosa comunque finisce per essere quasi una concettualizzazione di quello che tu stai facendo. Renato, mi pare che... Io, scusate, ritorno sui tasti che ho già annunciato, cioè se facciamo un confronto paradossale e ci chiediamo: ma questo testo che abbiamo appena sentito è più vicino a Squizzato o a Mari? Io rispondo senza esitazione che è più vicino a Mari, perché anche questa è una prosa assolutamente estranea ai moduli della grande tradizione, diciamo pure realista, a cui Squizzato malgrado tutto si richiama, quindi descrizione addirittura che parte dal Manzoni o da Gadda, naturalmente l'uno e l'altro raggirati, rivolti in parodia, ma comunque ci sono questi punti di riferimento, tant'è vero che viene logico chiedersi: ma la trama, il personaggio, cosa succede su questo ampio maestoso scenale che tu hai tracciato molto bene? Infatti il giudizio è stato positivo sulla sua prova. Invece, se pensiamo a Zanotti, è la prosa divagante che scorre via da tutte le parti, certamente con niente di formalmente paragonabile a Mari, perché Mari è uno zuzzurellone divertito, forse non abbiamo detto, il vero esempio è Bertoldo, Bertoldino e Cacaseno, il modello dove adesso sei lì, un nobilissimo modello, per carità. Quindi tu hai fatto una prosa divertente, eccetera, ma anche la tua è una prosa intanto molto sottile, rotta, inframmezzata da parenti, punti interrogativi, ve li immaginate delle parentesi o dei punti interrogativi in Squizzato? Adesso lo dico sempre per paradosso, perché magari Squizzato si alza e dice: ma come, guarda quanti interrogativi, quante parentesi ci sono nel mio stile. Il tuo è uno stile, diciamo, perifrastico, evasivo, e mi sembra che sia la nota dominante della prosa anche del gruppo TQ. Io sono rivenuto qui molto curioso, come credo molto di voi, perché ho sentito parlare tanto di questi TQ e ho detto: ma che cosa rappresentano all'atto pratico, stilistico, perché in fondo la letteratura passa anche attraverso lo stile. E leggendo, perché ho un vantaggio su molti di voi, che ho già leggiucchiato i testi che qui si presentano, e ho trovato che tutti i cinque proposti da Gabriele hanno questa prosa saltellante, perifrastica, zuzzurellante, ironica, autocompiaciuta, tanto è vero che uno si chiede: ma ce la fai a sostenere la misura del romanzo, ma ne vale la pena? Ancora prima, io mi sono divertito a sentire questo brano per la sua ricchezza di sottintesi, di arguzie, eccetera, e mi chiedo poi se valga la pena insistere, però questo me lo dirai tu quando avrai scritto il tuo romanzo. Comunque mi sento già appagato, cosa che per Squizzato non si può dire, perché infatti dopo il suo maestoso scenario descrittivo noi diciamo: vabbè, hai fatto il palcoscenico, ma quando chiami
in scena i protagonisti che devono svolgere l'azione. Nel caso tuo non se ne sente il bisogno, perché questa divagazione è già squisita, diciamo, e premiante, diciamo, per se stessa. Allora, se proprio vogliamo fare dei paragoni ad altissimo livello, forse questo attuale momento ci può riportare al Settecento inglese. Il Settecento, io sono reduce di aver pubblicato un libro temerario, Narrativa europea in età moderna, con tutte le letterature tranne l'italiana che avevo già esaminato, e nel Settecento dico, come tutti, che la letteratura inglese è centrale, e lì c'è il divario, la divaricazione, perché da un lato c'è Defoe, c'è Fielding, cioè i grandi campioni del realismo moderno, quelli che poi si continuano con Dickens, con Balzac, eccetera, ma c'è anche Laurence Sterne col suo Tristram Shandy, e forse in questo momento siamo di fronte, per carità, agitare nomi così alti può essere eccessivo, ma forse il momento attuale vede da un lato i reduci di una tradizione, io la chiamo anche neo-neorealista, eccetera, di cui per esempio Kovacic, che presenterò stasera e che tutti conoscete bene, è un grande erede. Per Kovacic non c'è dubbio che in lui la struttura, il plot, la narrazione siano centrali. E invece voi siete dei nipotini forse di Tristram Shandy, voi introducete da noi quella problematica che poi per alcuni è la vera avanguardia, è quella che appunto non porta verso Balzac, verso Manzoni, eccetera, eccetera, ma porta direttamente allo sperimentalismo del Novecento. Ecco, io questo non lo posso dire. Comunque siamo a questa variazione, e se le volte scorse noi speravamo di avere i neo-neorealisti o comunque gli scrittori che si calano nella realtà, che sono poi quelli che piacciono agli editori, diciamocelo pure, qui invece prevale questo modello diverso, e quindi se tento di dare una risposta, ma ITQ almeno come ne prendo nota qui, ma posso sbagliare, naturalmente poi vedremo, ne mancano ancora, tu sei il primo che si presenta, ne mancano altri quattro all'appello, mi sembra che voi siete gli eredi di questa linea ultra sperimentale appunto di Laurence Sterne, del Tristram Shandy, cioè una prosa divagante, arguta, estrosa, che fugge via da tutte le parti e che certamente esclude il modello canonico del plot, della descrizione, degli usi e costumi e così via. E non per nulla tu ti richiami quasi a uno scenario storico, che invece nell'altra linea è poco ammesso. Ma comunque andiamo avanti e vediamo cosa succede. Però è curioso che pensavo anch'io al Settecento, solo che forse ha ragione Barilli che è il Settecento inglese, ma io invece pensavo al Settecento francese e pensavo a una sorta di impostazione illuministico-razionalistica calvino. Perché questo mi è venuto? Intanto per questa dar vita al personaggio narratore, no, è voce narrante, d'accordo, ma io mi sono segnato una frase sola intanto che lui leggeva, nessuno lo aveva ancora notato, dico, dopo aver aperto una digressione torna e riprende, c'è un personaggio che tiene il filo del racconto, con molta chiarezza sui dettagli di quello che viene descritto. Perché io pensavo al razionalismo e pensavo a una linea? Perché è una scrittura diversamente da quella di Mari, che va verso una sorta di disseminazione, spaesamento, divagazione, di quasi attenzione precisissima ai dettagli del racconto che si va costruendo, e sono anche dettagli storici, qua entra il rapporto con la storia. Perché mi faceva pensare, adesso che Barilli ha detto questo, mi ha lasciato un po' così, dico, ma forse ha ragione lui, ma io ci sentivo questo percorso di un'attenzione molto nitida, da clarté, da pensiero, da illuminismo proprio, che coglie le particolarità, ma anche descrittive, dei luoghi. E però pensavo,
un Calvino dei nostri giorni, un Calvino diverso, da barone rampante portato in su, insomma. Ecco, il pensiero di un razionalista moderno, che cosa può fare unendo storia, descrizione, percorso dei luoghi, mettendo dentro la voce narrante, inventando il personaggio narratore? No, io ho piacere di vedere il prosieguo di questa storia, mi interessa, la leggerei volentieri, non credo che ci si possa annoiare, perché consente una dimensione inedita di quel recupero, secondo me, ma l'ho visto così proprio a pelle, ecco, questa è l'impressione che mi ha dato nell'ascoltare. Sergio, intanto che tu arrivi, aggiungo un tassello che può essere interessante. Qualche mese fa ho scoperto per caso in una raccolta di atti di un convegno sulla tradizione dello sternismo pubblicata in inglese un saggio di Paolo sulla tradizione dello sternismo italiano, dunque in qualche modo una filiazione, un tassello, come dire, che sembrerebbe dimostrare ancora di più questa filiazione da Sterno, un saggio che è scritto con Cesarani, mi pare. Bene, prego. Vabbè, io non lo so, in qualche modo, diciamo, facciamo l'ignorante, nel senso che mi sono lasciato molto prendere dalla lettura, quindi a un certo punto non ho seguito esattamente la struttura, a parte una cosa che era apicale, ovvero secondo me una delle cose che ci sono dentro e che risaltano subito a quest'idea della titubanza, ovvero la domanda a cui poi parte subito dopo una risposta, una certezza, uno spostamento di quello che è avvenuto prima. Ma quello che mi è piaciuto da subito è stato questo sentire questo io narrante con una voce formale, quella che si chiama nei vari corsi di scrittura voce formale, alta, con degli stacchi proprio nell'uso delle parole, che è comunque una voce formale di un certo tipo, alta. Io non ho pensato a Stern, non ho pensato neanche a Tristan Shandy. Sono sceso, per questo ho detto facciamo l'ignorante, sono sceso a qualcosa che è il Novecento italiano, non lo so, posso dire il deserto dei Tartari senza bestemmiare, ovvero quel tipo di voce, proprio quel tipo di voce, quello che Buzzati utilizzava nel deserto dei Tartari e in molti suoi racconti, cioè questa cosa che in qualche modo è dentro, segue il personaggio, in questo caso lui usava una terza persona esterna, quasi sempre. No, invece è dentro comunque con questa voce formale, segue il personaggio, lo sa, corregge però, e in questo la modernità e nello stesso tempo la classicità del testo che hai presentato, segue e corregge pian piano quello che avviene e crea il paesaggio. Non so, cioè in qualche modo è una cosa che mi è venuta, da una parte diciamo così anche scivolando, ribadisco, soltanto nell'aver sentito la fabulazione del testo, quindi non essendo entrato nella struttura, essendomi goduto il testo come lo leggevi, punto. Non so se possa essere vero questo, se è soltanto una cavolata che prendo, una classica buccia di banana, eccetera, eccetera, o se in qualche modo c'era anche un'intenzione simile, cioè un riferimento più a un novecentismo italiano, oltre che invece un riferimento al Settecento, alla classicità mitteleuropea. Silvio D'Arso, giusto, giusto, esatto, esattamente anche. Non lo so. Sì, quello è vero, no, lui non c'è, ma è la voce, non era proprio il, diciamo, il tema tirato. Proprio. Ecco, per cui, e comunque in effetti anche in questo caso noi vorremmo vedere il proseguio, quindi, come si può dire, veloce. Altre mani alzate, oh, prego, vieni Cecilia. Allora, intanto sarò brevissima, in realtà vengo a porre una questione più ampia. Intanto mi sembra si stanno, come dire, facendo e spendendo delle categorie alte, dallo Stern al nipotino D, che già da solo insomma può bastare perché ci richiama delle memorie storico-letterarie, insomma di un certo tipo.
Questa prosa e questo romanzo, questa costruzione del personaggio, sono d'accordo con Niva, cioè propriamente la costruzione del narratore, certamente, ha un carattere che credo sia assimilabile a quella di Mari, forse l'unico carattere che io trovo, è una scrittura molto seduttiva. Entrambi sono degli autori molto seduttivi, con mezzi molto diversi, però mi sembra che questa è l'effetto, e quindi questa è la mia notazione. Poi Mari lo fa in un modo diverso da Nori, fortunatamente, perché insomma gli auguriamo di avere meno ossessioni di quelle che ha Nori, soprattutto meno egotismo, anche se insomma Nori ha dato prove splendide insomma, ai suoi primi tempi, devo dire, insomma, era veramente molto divertente, riusciva a far ridere con un certo garbo e una certa cultura anche che non guastava. Certamente il romanzo di romanzo, se diventerà un romanzo, comunque quello che abbiamo ascoltato è molto colto ed è molto attento ai dettagli ed è convocata una tradizione letteraria molto ampia. Credo che Zanotti sia un grande conoscitore di letteratura europea, insomma geograficamente molto, molto vasta. La mia questione, poi insomma, qui mi taccio perché mi interessava dire questo, sono di fatto scritture seduttive e anche letture, abbiamo ascoltato anche letture seduttive. Barilli ha sempre ragione nel desiderare di fare delle categorie o comunque di sistemare appunto anche le cose, perché è giusto, noi gli siamo grati di queste. Ma io qui pongo una domanda, perché è una domanda che proprio molto, così, molto sinceramente, per quel che io so dei TQ e lo so da esterna, per quel che mi è stato più volte detto, per quel che ho letto, non c'è una linea estetica, anzi uno dei caratteri fondamentali dei TQ, e qui chiedo a loro di correggermi se sbaglio, è che non c'è una scrittura. Del resto mi è molto difficile accostare, non so, il farmaco di Gilda Policastro a questo che abbiamo ascoltato di Paolo Zanotti, evidentemente, o tanti altri. Quindi in realtà io venivo qui a porre una questione e basta. Grazie. Qualcun altro? Beh, forse però prima finiamo, vogliamo finire il giro delle tutte, tanto ti stai notando, no? Sì. Tutto benissimo. Vieni. No, scusa. Io volevo semplicemente fare due brevissimi link. Allora, uno, tornando però anche a Mari, a Pusiol, che l'anno scorso lesse, anche lui Aria Veneta, anche lui una scrittura battente, molto vicina a mio parere, anche nella lettura, a quella che abbiamo ascoltato di Mari, quindi è una cosa che non volevo dimenticare. E un altro amo invece vado a lanciare verso le prossime letture, perché alla fine, se non sbaglio, perché dovrebbe essere l'ultimo dell'ultimo giorno a leggere, è Andrea Inglese, e sollecitare un po' tutti noi a ascoltarlo e a leggere anche sullo schermo i suoi testi, avendo nell'orecchio l'eco appunto di quello che abbiamo appena ascoltato, sia di Zanotti che di Mari, e quindi a cercare anche di stabilire questi link che possono essere interessanti. Un semplice suggerimento, avendo io appunto già in mente ben chiara la scrittura di Inglese da diverso tempo, invece avendo ascoltato adesso per la prima volta Mari e Zanotti, per colpa mia sicuramente. E l'altra cosa invece, qui chiudo, che lancio come possibile riferimento, ma non da esaurire in questa sede, può essere semplicemente un dialogo che può andare avanti nel tempo, è circa il trattamento del personaggio disturbato, mentalmente disturbato, che ha una tradizione che non sto qui a è impossibile sintetizzare. Due nomi che mi possono venire immediatamente in mente, ma semplicemente per ragioni personali di affinità, e in tutti e due i casi, con strategie diametralmente opposte, accade che il testo coinvolga la malattia nel suo costruirsi come testo,
e in Volponi il memoriale è in Fratelli di Carmelo Samonà. Ma questi sono semplicemente due appunto quasi poli, se vogliamo, opposti di costruzione testuale e di immaginazione della trama. E, ecco, mi interessava molto perché la figura di Caspar Hauser, con la problematicità che chiaramente appunto in maniera forse istituzionale incarna, chiama dentro precisamente frontalmente tutto questo, e l'abbiamo visto soltanto accennato perché inizia a comparire con questa sua disturbata percezione della realtà, i bambini che sono soltanto figure disegnate, dipinte. E questo però è assolutamente già rifluito all'interno del testo, quindi diventa anche una strategia testuale per cui il lettore non sa esattamente con cosa si sta confrontando e quindi rimane con la grande curiosità di leggere, appunto, come altri hanno detto, il seguito del testo. Forza Stefania, vieni, no. Mi riferisco a quello che ha detto Cecilia, ha parlato di seduzione. Io quello infatti che ho trovato particolarmente seducente in questo assaggio, diciamo, in queste prime ed uniche pagine finora di questo romanzo, non vorrei adesso metterti l'ansia di questa prestazione addosso, però quello che ho trovato particolarmente seducente è che, siccome io credo che, per quello che conosco anche la scrittura precedente di Paolo, quella pubblica, insomma, che potete conoscere anche voi, la figura che in lui assume il romanzesco sia strettamente connessa alla fiaba. La fiaba è uno dei modi attraverso i quali prende vita il sogno, che tra i linguaggi, no, tra le manifestazioni dell'inconscio è una delle più soggettive, talmente soggettiva da essere quasi estranea e indipendente da colui che sogna il sogno. E la cosa che ho trovato particolarmente appunto seduttiva e seducente è stata questa scelta, che poi non so se si tratta di lui, forse non la riterrà una scelta, ma comunque accettare questa sfida, e anche qui non so se lui concorderà nel fatto che c'è stata una sfida, ma si sa, insomma, gli scrittori spesso sono come cavalieri, cioè sono incauti allo stesso modo, attribuiscono al caso i guai che si cercano. E ho trovato particolarmente seduttivo il fatto di decidere, attraverso la rivisitazione, la riscrittura di una storia già raccontata, già scritta, una riscrittura da altri, di raccontare un sogno d'altri, cioè raccontare un sogno collettivo, in un certo senso contraddicendo quasi quello che è lo statuto del sogno. Il fiabesco in Paolo è talmente evidente che anche la metafora di cui parlava per esempio Gabriele prima è quasi sempre un indice molto indicativo, molto forte della presenza del sogno su una pagina, perché si cerca di... anche l'analiticità di cui parlava Niva altrettanto rappresenta il sogno, perché si cerca di entrare nel particolare. Se io devo raccontare una storia normale, dico vabbè, quello va da quello e fa quell'altra cosa. Se devo raccontare che ho sognato che quello va da quello e fa quell'altra cosa, devo dare dei particolari, perché il sogno sarà sicuramente straniato rispetto alla realtà. Quello sarà andato da quello, ma ci sarà andato su un cavallo alato, il cavallo alato avrà avuto le piume di cristallo, e le piume di cristallo emettevano quel tale suono, e si entra nel particolare, nella metafora e nell'analiticità. E insomma, niente, volevo solo dire questo: mi piaceva questa sfida di raccontare un sogno, cioè una cosa molto soggettiva, ma un sogno collettivo, e quindi questo qui. Grazie. C'è qualcun altro? Nessuno? Allora Paolo, mi pare che abbiamo messo molta carne sul fuoco, quindi puoi risponderci, puoi anche non rispondere. Non me la ricorderò tutta, credo, vedo di essere velocissimo. Ma sui TQ io, a dire la verità, ero entrato proprio nel momento in cui pensavo che non c'entrassero niente le questioni estetiche, quindi non... È una cosa che ci siamo detti, infatti, sì. Quindi non mi riconosco in un... in somiglianze che non c'entrano, al limite con qualcuno, ma che non c'entrano con la categoria TQ. Su questioni genealogiche, io sono senz'altro molto legato a Calvino e D'Arzo, sicuramente. Sulla linea sterniana, più che esterna, io non avevo mai pensato, non ho mai pensato di essere uno scrittore sperimentale, a dire la verità. Semplicemente sì, ho spesso una certa predilezione per le versioni più laterali, umoristiche, digressive del romanzo, e in particolare con questo progetto ero anche un po' interessato a rifare la narrativa romantica tra Jean Paul,
cosa che in effetti non Schlegel. Jean Paul, ma ci sono varie citazioni di Büchner lì in mezzo, e, ma che in questo caso era anche motivata perché sì, il narratore è d'epoca e si presuppone che il suo gusto sia un po' quello. Il narratore in effetti è quello su cui continuando si giocherà tutto, perché mi è piaciuto moltissimo l'espressione Caspar Hauser è un sogno collettivo, cioè l'ultimo caso di un ragazzo selvaggio che non è un ragazzo selvaggio diventato così famoso, ma a leggere documenti d'epoca si è in un altro mondo, cioè Itar che ha trovato provato a educare Victor, il ragazzo selvaggio dell'Aveyron, del film di Truffaut, è un illuminista alla fine, i suoi diari hanno un'idea chiara della natura, pochi Caspar Hauser finisce in un mondo di mistici, giuristi, artisti, in cui tutta una città vede in lui qualcosa e vengono scritti pamphlet contro di lui, era un impostore, ma lui non ha mai sostenuto niente, che cosa si immaginavano? E mi piaceva che questa città fosse una città centrale nella storia della Germania come di Norimberga e all'epoca la capitale dell'industrializzazione del giocattolo. Questione del narratore. In effetti la sfida, un po' se, continuando, sarà il fatto che nella mia idea il narratore è Caspar Hauser. È un Caspar Hauser che si immagina sopravvissuto, è un Caspar Hauser che ha acquisito un io, che ha imparato a dire io. Per tutti i suoi primi anni dopo il ritrovamento lui ha parlato di sé in terza persona e ci sarà un momento in cui passa alla prima anche. Però come farlo scrivere? Quindi da una parte con questa lingua anche un po' datata, molto metaforica, molto digressiva come un romanzo... e dall'altra immaginare un personaggio anche molto metodico e assai probabilmente autistico come il Caspar Hauser storico, che impara il linguaggio e quindi impara a usare infinite sottigliezze, a catalogare tutto per potersene servire e a ricordarsi tutte le regole di bon ton che gli sono state inculcate. Vedremo se funziona. Però tutto questo senza che, per ora cercando di mantenere un tono medio, di cui anche un po' il carattere seduttivo, che non sia proprio è abbastanza evidente che non è un tentativo di dare una ricostruzione veramente estrema di cosa potesse essere la testa di un Caspar Hauser e il suo linguaggio, che è completamente inimmaginabile. Bene, grazie Paolo.